Un ponte tra domanda ed offerta, è la prima occasione dell'Università di Foggia. Sì, allora noi siamo già impegnati anche nel corso degli anni precedenti in questo tipo di attività, perché rientra pienamente nella terza missione e rientra anche fra le finalità dell'università quello di favorire l'inserimento dei nostri laureati. È chiaro che il contesto a livello provinciale e anche ultraprovinciale è particolarmente delicato e complesso ed è per questo che abbiamo accolto con estremo piacere la proposta della Regione Puglia, che anche grazie a un suo contributo finanziario organizza questa borsa e questa manifestazione a maggio, particolarmente importante perché metterà in contatto direttamente, senza intermediazione, da un lato le imprese e molte anche particolarmente grandi, e i nostri laureati. Fiat, Leroy Merlin, insomma, sono soddisfazioni. Assolutamente sì, ma noi siamo particolarmente contenti quando riusciamo a fare questo, ovviamente a favore delle nostre laureate e dei nostri laureati. Torno a ripetere, lo stiamo facendo nel mio mandato di rettore, negli ultimi anni abbiamo già incominciato a farlo, ovviamente avendo dietro il supporto non soltanto a questo punto economico, finanziario, ma anche organizzativo della Regione Puglia, possiamo farlo di più e meglio, ma dobbiamo muoverci sempre di più in un'ottica di sinergia fra tutte le università ed è per questo che ringrazio molto l'assessore regionale Leo per il suo intervento molto utile. Magnifico, è l'Università del Sud, Foggia, che si mette in bella vista, una soddisfazione maggiore a questo punto. Allora, è un'università del Sud perché siamo collocati al Sud, però sinceramente abbiamo dei risultati che sono nettamente all'avanguardia, nel senso che ci collochiamo in molti settori scientifici ai primi posti in assoluto e quindi questo è un significato. Noi siamo contrari a rivendicare sempre o a chiedere una particolare tutela in quanto Università del Sud. Noi chiediamo soltanto quanto ci compete, quanto ci spetta e auspichiamo anche più finanziamenti a favore delle nostre università, facendo tutte le verifiche possibili e immaginabili sulla qualità della ricerca scientifica, che la nostra è molto alta, sulla didattica e anche sulla terza missione. E sinceramente sulla terza missione penso che questo Ateneo, perlomeno da quando sono io rettore, è particolarmente impegnato. Basti pensare a tutte le iniziative sul piano della tutela della legalità. Assessore, un connubio sicuramente positivo tra regione e università. Foggia poi può vantare anche, tra virgolette, tanti bei risultati, quindi è la maniera anche per migliorare il rapporto anche con il territorio. Certamente, l'Università di Foggia negli ultimi anni sta lavorando davvero molto bene, questo connubio tra mondo del lavoro e università è assolutamente necessario, è indispensabile, le nuove figure professionali devono curvare verso il mondo delle imprese e quindi il mondo dell'istruzione, della formazione, delle università insieme e insieme anche al mondo delle imprese devono, come dire, lavorare e quindi fare sistema. Senta, ovviamente poi c'è bisogno dei fondi. Come attingere sempre più fondi, ovviamente con progetti che hanno sicuramente una certa rilevanza. L'Europa potrebbe dare ancora fondi in più a questo punto. Sì, noi i fondi diciamo, li mettiamo a disposizione, almeno sino al 2020-21 noi i fondi strutturali li abbiamo, i fondi europei, e quindi cercheremo di utilizzarli e di impiegarli tutto. È chiaro che dopo questo periodo, dopo questa nuova programmazione che ormai è in corso, dobbiamo cercare ovviamente di camminare con le nostre gambe, quindi ci restano le nostre risorse che dobbiamo impiegarle bene.